La mia presenza qui è una presenza di sostegno alle associazioni, ai movimenti che hanno deciso di fare un presidio nel quartiere Scalo. Stamattina nello specifico era atteso un trasporto straordinario che doveva probabilmente raggiungere gli impianti di incenerimento per trasportare pezzi della caldaia. Io sono, diciamo, venuto qui per controllare, per vedere che insomma tutto avvenisse nella legalità. Il camion però sembra non essere passato. C'è una mia ordinanza, tra l'altro, che dice che i mezzi pesanti debbono passare all'interno del centro urbano solamente fra le 8:30 di mattina e le 10:30 di Colleferro. Un'ordinanza che è basata sul fatto che la tutela della qualità dell'aria è un nostro compito come sindaci in una delle valli più inquinate d'Italia, in uno dei luoghi più inquinati d'Italia. Come sapete, Colleferro è la città che ospita due inceneritori, il cementificio, la discarica più grande del Lazio dopo Malagrotta, i famosi fusti tossici seppelliti nell'area ex BPD, una città che ha grandi problemi ambientali nella quale un sindaco non può esimere da regolare anche il traffico veicolare pesante, perché le fonti di inquinamento proprio in questo periodo invernale aumentano a dismisura e danneggiano gravemente i cittadini che sono stati già spesse volte sottoposti ad analisi e studi che hanno dimostrato che la popolazione di Colleferro ha grandi problemi respiratori più gravi rispetto alla media regionale e nazionale. La mia ordinanza è un'ordinanza che regola il traffico veicolare, che regola il riscaldamento domestico, che regola tutte quante quelle questioni che possono aggravare ulteriormente la qualità dell'aria di questa città. Io, tra l'altro, in maniera simbolica, ho trasferito il mio ufficio da sindaco proprio qui nel quartiere Scalo, il quartiere più antico della città, nato prima della città, dove la mia presenza simbolica come sindaco con il mio ufficio sta a testimoniare la volontà di richiesta sia alla Regione Lazio che al Campidoglio di ripensare la decisione del revamping degli inceneritori di Colle Sughero. Io non andrò via dal quartiere Scalo fino a quando la Regione Lazio e il Campidoglio non diranno ufficialmente che il revamping degli inceneritori di Colleferro si ferma, perché questa città ha già dato troppo dal punto di vista ambientale e non può essere sottoposta ad altri 20 anni di incenerimento dei rifiuti.